Buonasera, questa sera le nostre telecamere sono a Ponte Rio, presso il Salone Beauty Hair di Romina Canti. Romina Canti che abbiamo qui vicino a me. Romina in questi giorni è balzata agli onori non della cronaca, ma dell'attualità. Infatti vediamo che oggi è uscito un articolo sul giornale proprio dedicato a lei. Romina, innanzitutto ti presenti, ci dici quello che stai facendo e quello che hai un progetto di fare e questa cosa che ti è successa, diciamo. Allora, io nasco come eye stylist, quindi come parrucchiera, e sono 20 anni che sono su questo settore. Mi è capitato un giorno una banale chiamata e chiudo anche il telefono in faccia, sinceramente. Naturalmente molto scettica sulla prima volta, diciamo. Sì, sono stata molto scettica la prima volta perché con tante chiamate che noi abbiamo al giorno, certo, per delle promozioni varie, quindi è normale. Ecco, sono un po' scettica. Invece mi hanno ricontattato il venerdì, ha parlato mio marito con chi è che mi ha chiamato al telefono, sì, e mio marito ha dato l'ok per una... di andare a fare in pratica questo provino che si terrà, cioè che si teneva a Osimo. E il primo appuntamento, diciamo. Il primo appuntamento, sì sì. E da lì eravamo 500 persone delle Marche. E dopo una settimana ci avrebbero fatto sapere chi prendevano o no per andare a fare questo reality show. Quindi un reality dedicato proprio esclusivamente al tuo lavoro. Look Maker Academy. Eravamo tra estetiste e parrucchiere. Quindi abbiamo fatto questo casting sulla nave MSC Preziosa, è stato bellissimo con la nostra tutor e quella che ha fondato Look Maker Academy, Maria Grazia Lunghi. Quindi è stata anche un'occasione per unire l'utile al dilettevole, diciamo. Sì, l'utile al dilettevole, sì, anche perché una persona di oggi dobbiamo pensare che non si basa solo su un trucco o su in pratica un modo di vedere anche i capelli, ma si tratta anche di un look, quindi per questo che questo reality l'hanno chiamato Look Maker Academy, quindi si costruisce questa persona dalla testa ai piedi. E finito di fare il casting, siamo andati, cioè dovevamo aspettare se ci avrebbero preso o no. Eravamo 194.000 persone di tutta Italia. 194.000? Io pensavo che avesse sbagliato il giornale questa mattina, invece allora la no, cifra... No, confermo, perché sinceramente quando sono andata a fare il primo provino Osimo eravamo 194.000 persone di tutta Italia, di cui 500 delle Marche, e tra le Marche sono uscita io. Quindi l'unica di Pesaro Urbino, perché le altre 8 ragazze che sono state prese delle Marche sono di Ancona, provincia di Ancona, e quindi a me mi ha fatto questo piacere. Su 194.000 ne hanno prese 125 per andare a fare il casting. La prima cernita, diciamo. Sì, la prima cernita, sì. E da lì abbiamo cominciato come un gioco, perché anche ragazzi che mi stanno chiedendo, con la nuova crociera che si terrà ad ottobre, ci sarà un'altra crociera per altri finalisti e altre cose, e che mi stanno mandando anche sinceramente dei messaggi. Non bisogna prenderla come una sfida o come sfidarsi tra di voi, no, prendetevela come un gioco, sì, giocando, cioè ciò che sapete fare e non fate il più di quello che dovete. Cioè io l'ho presa sinceramente come una piacevole avventura fatta su questa MSC con dei tutor e delle persone valide che ti formano a 360 gradi, e lo posso dire veramente. Finita anche questa crociera ci saranno delle attese, delle ulteriori attese, certo. Quindi noi abbiamo aspettato da gennaio, abbiamo aspettato fino a oggi, è arrivata questa bella notizia tramite email, e che mi avevano preso fra i 40, quindi anche su 125 essere presi 40 secondo me è una gran vittoria, essere arrivata qui è una gran vittoria. Poi ora che sono all'interno veramente di questo talent show, che molto probabilmente faremo le registrazioni tra fine anno e primi di gennaio o metà gennaio, ancora le date sono sinceramente da stabilire, perché appunto aspettiamo un'altra crociera e saremo ci sarà un'altra selezione di 40 persone,
E da lì non lo so sinceramente quanto andrà a finire. Quanto durerà tutto il ciclo delle trasmissioni? Allora, Sky 1, da quello che io ho saputo, che poi è... Ecco, appunto, lo vedremo su Sky 1, giusto? Sì, lo vedremo su Sky 1. Loro, Sky, hanno chiesto 18 puntate, hanno chiesto. Quindi non so quante saranno di puntate al mese, non so ancora le date, ti ripeto, certo, stabilite, perché... Comunque sia, ci aggiorneremo, avremo modo anche di rincontrarci. Certo, certo. E vedremo anche che ci saranno delle repliche. Ora sta andando in onda invece il secondo reality della trasmissione Prima di Noi, che hanno fatto appunto stanno, e da già la stanno dando in onda. Ok, perfetto, quindi nient'altro da dire, solo da aspettare questa chiamata, diciamo. Sì, solo da aspettare questa chiamata, che a me sinceramente mi è arrivata... Inaspettata, sì, mi è arrivata inaspettata questa cosa. Però diciamo che un pensierino ce l'hai fatto, perché tu sei bella, grintosa, c'hai voglia di fare, quindi si vede che... Sì, sinceramente sì, sono grintosa sicuramente, e ora che sono passata 3:40 ce la metterò tutta anche per arrivare prima. Mi basterebbe anche seconda, però ce la metterò tutta. Certo, noi faremo naturalmente il massimo per fare il tifo per Romina, e quindi attendiamo la nuova trasmissione. Salutiamo. Ciao, ciao, ciao a tutti, ragazzi.